Faccio un piccolo cappello introduttivo a questo artista che volevo presentarvi. È un carissimo amico da ormai 20 anni e dovete sapere una cosa, che in Italia io ho la più grande collezione dedicata a Harry Houdini. Houdini era il mago all'inizio del Novecento che sfidò se stesso e sfidò il mondo per riusciva a liberarsi da manette, catene. Entrava, lo chiudevano in bidoni del latte chiusi con lucchette e lui riusciva a evadere da queste cose e divenne una leggenda, è diventato medico. Ancora oggi, a distanza di quasi 100 anni dalla morte di Houdini, tutti ancora parlano di Houdini e delle sue meravigliose imprese. E qualche anno fa, dopo ve lo presento, con questo mio carissimo amico abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama Sfidando la Morte. Adesso sta passando in un'altra fase, però comunque l'idea era quella di così presentare nel corso degli anni le imprese e migliorate di Harry Houdini. Quindi liberarsi dalle manette, liberarsi da catene, liberarsi da bidoni. Quindi portare l'escapologia, quindi l'arte che faceva Houdini, nel ventunesimo secolo. E ci stiamo riuscendo, perché tutte le nostre imprese sono su YouTube, basta andare a cercare, adesso vi dico il nome, basta cercare su YouTube il nome di questo artista e verranno fuori tutte le imprese che abbiamo fatto e abbiamo filmato. E questa sera ha portato una cosa molto particolare. Eccola qua. Allora, su questo manichino di legno, ok, è così avvolto, il manichino è avvolto da quella che viene chiamata la camicia di forza. La camicia di forza era in uso dall'inizio della fine dell'Ottocento fino all'introduzione di farmaci che hanno sostituito la camicia di forza. La camicia di forza veniva usata nei manicomi, quindi le persone che tra virgolette venivano considerate pazze oppure violente venivano avvolte, così chiuse dentro a questa camicia di forza. Come funziona la camicia di forza? È una camicia di canapa, ok, con le cinghie di cuoio per non far tagliare, quindi per evitare che si possa tagliare, e viene messa in questa maniera, ve lo faccio vedere. Quindi le maniche, quindi si entra dalle maniche così all'incontrario, quindi la camicia viene messa sulla persona all'incontrario, dietro viene chiusa da 4 cinghie, okay. Le mani vengono incrociate una sopra l'altra e strette lungo il petto, quindi il fatto di questa posizione che è chiusa sul petto comprime i polmoni e fai fatica a respirare nel momento che la metti. Il tutto, le mani, una volta che sono messe in questa posizione, c'è una cinghia che tira e stringe in modo da così bloccare completamente il movimento. Una cinghia finale viene passata intorno al corpo della persona in modo che la camicia di forza non può essere tolta da nessuna parte. Il pericolo di questa camicia, che era in uso fino a quando hanno introdotto i farmaci per tranquillizzare le persone, molte persone morivano per soffocamento, perché non riuscivano più a respirare dalla camicia di forza. E questa sera la camicia di forza perché la presentiamo? Perché Harry Houdini,
fu il primo, dopo aver visitato i manicomi all'inizio del secolo del 1900, si rese conto che poteva essere, oltre a uno strumento di tortura, okay, poteva essere utilizzata per forma di spettacolo, e così iniziò a presentare durante i suoi show la camicia di forza. La faceva in una maniera particolare, ancora più difficile, ovvero sia si faceva appendere da sopra un palazzo, ok, con tutte le persone sotto che guardavano, così a testa in alto, si faceva appendere a testa in giù e cercava di liberarsi dalla camicia di forza. Ora, questa sera, non potendoci appendere a testa in giù, comunque cercheremo di ripetere nuovamente l'esperimento che rese celebre Harry Houdini. Vi presento l'artista di questa sera, un carissimo amico, David D. Ok. Sei pronto? David D è possiamo dirlo, posso dirlo, Davide? Appena subito un infortunio sul lavoro, nel senso che cercando di provare un esperimento nuovo è scivolato e ha portato un infortunio alla gamba che l'ha tenuto così lontano dal palcoscenico per qualche mese. È scivolato mentre era legato con una catena, aveva la catena intorno al corpo, è scivolato e si è così rovinato il ginocchio. Eccolo. Grazie, un applauso a Luca. Bravo. La cinghia sotto per legare il corpo e ora passiamo alle braccia. Cent'anni di nuovo sul palco davanti a un pubblico, la famosa camicia di forza di Harry Houdini.
Ancora una volta, David D. Libero! Grazie. Prendi tu? Prendo io? Prendi Edo? Perfetto. Pesante, siamo quasi giunti al termine, eh?